Ciao ragazzi, benvenuti in nuovo video. Oggi voglio parlarvi di De Siervo, amministratore delegato della Lega di Serie A, di Casini, presidente della Lega Serie A, di quello che si sono detti tra loro, di quello che è successo anche con i club di Serie A. Però ragazzi, prima di partire vorrei ringraziare tutti quanti perché mi state facendo crescere il canale con le vostre iscrizioni, le vostre condivisioni, con molti commenti, con molti like. Quindi ragazzi, io vi ringrazio veramente. Allora ragazzi, partiamo con il video. Allora, prima di tutto parliamo di De Siervo, che è pro Juve. Perché in una lunga intervista concessa a Repubblica, De Siervo si è espresso su varie tematiche di attualità del calcio italiano, compresa la penalizzazione inflitta in corso d'opera alla Juventus. Una posizione netta, quella di De Siervo, che rivela che il suo punto di vista è da auspicio. Dice: il mio disappunto è per il fatto che si sia voluto intervenire in costanza di campionato, ovvero campionato in corso. Questo può essere un elemento di alterazione e per il resto parliamo comunque finora di ipotesi di reato e procedimenti aperti. L'auspicio è che questa sanzione per le plusvalenze possa essere riconsiderata perché asimmetrica sia a livello europeo che italiano, ragazzi. Quindi, ragazzi, dice delle robe veramente interessanti. Poi, però, c'è stata, diciamo, De Siervo che attacca Casini in una lettera alla Serie A. Dice: ha passato il segno, basta ingerenze e colpi bassi. Si dice: guerra nucleare in Serie A, con un altissimo livello di tensione tra Casini e De Siervo. De Siervo avrebbe inviato una lettera al vetriolo al Consiglio di Lega attaccando duramente Casini, colpevole a suo dire di aver passato il segno e di essersi macchiato di colpo basso. Dice: tutto nasce, scrive il quotidiano, dall'intervista rilasciata da De Siervo a Repubblica lo scorso 15 febbraio, in cui l'amministratore delegato della Lega Serie A attaccava le telecomunicazioni. Nell'intervista l'AD aveva dichiarato: hanno beneficiato di alti volumi di traffico facilmente riconducibili agli orari delle partite e non hanno fornito la collaborazione minima che ci saremmo aspettati da chi vive in un mercato che deve essere legale. E poi scrive anche: uno scambio di lettere proprio con gli amministratori delegati delle aziende di telecomunicazioni. Lettera segnalata da Casini, il cui sponsor principale è TIM. Dice: un atto ostile all'amministratore delegato, in cui nei fatti ricordava che qualunque dichiarazione deve essere preventivamente discussa proprio col presidente. Insomma, indicava un comportamento inopportuno di De Siervo, almeno a suo dire. E sabato ha risollevato la questione, scusatemi, inserendola nell'ordine del giorno del Consiglio di Lega in programma martedì scorso. Da qui la lettera di De Siervo, inviata domenica al Consiglio di Lega, in cui l'AD entra durissimo su Casini, scrivendo che ha passato il segno e ricordando che lui, al contrario, ha sempre agito secondo le mie prerogative, mentre l'altro, Casini, nell'ultimo anno e mezzo ha debordato le proprie competenze. E qua, ragazzi, è successo che tutto questo casino che è successo, i club di Serie A vogliono che Casini e De Siervo si dimettano, perché non può essere una cosa così in Lega di Serie A. Ma soprattutto, ragazzi, inoltre, questa è la parte importante, pesano anche le proteste di alcuni club per le parole garantite da De Siervo sul caso Juve. Avete capito bene? Sì. Loro soprattutto si impuntano, questi club di Serie A, diversi club di Serie A, che De Servio abbia detto delle parole a favore della Juventus. Quindi ragazzi, ditemi voi se questa cosa qui può essere una cosa normale. Uno dice fa delle considerazioni per lo più giuste, perché sappiamo tutti quanti che il caso plusvalenze, le plusvalenze non possono essere mai, come si dice, fatte reato perché non c'è una norma.
Quindi tu, se tu fai una plusvalenza, ne fai 1000 plusvalenze, sono sempre uguali e non sono mai penalizzate, penalizzabili anche perché non c'è una norma. E lui dice giustamente che vedere comunque fare una penalizzazione a campionato in corso, tu stai falsando un campionato. Poi c'è questa guerra tra loro due. Quindi ragazzi, il video finisce qua. Ditemi voi cosa ne pensate, mettendo dei like, iscrivetevi, condividetelo, fatelo conoscere ai vostri amici, attivate la campanella, fino alla fine, forza Juventus. Ciao ragazzi, ciao ciao.